equilibrio epistemologico non può esistere se non si innescano quei meccanismi di scambio profondo, di risonanza, di coerenza, si sono usati termini tecnici, diciamo coerenza, che servono per mandare avanti il discorso. Insomma, non è un discorso di tipo accademico, non abbiamo fatto dell'accademia mai. Ci siamo incontrati come persone, abbiamo messo in comune quello che avevamo e abbiamo scoperto che mettendo in comune quello che conoscevamo veniva fuori qualche cosa di più rispetto alla somma delle nostre conoscenze di partenza. E proprio continuando il discorso che ha fatto Livio prima di me e continuando i discorsi fatti a lungo con Paolo e con gli altri amici che sono stati citati, volevo provare a fare questa chiacchierata con questo titolo provocatorio, una teoria priva di errori e quasi certamente sbagliata, che è una specie di gioco logico che abbiamo fatto in qualche occasione con Emilio Del Giudice, che era il campione dei provocatori, e che abbiamo fatto spesso anche con Paolo. Perché una teoria priva di errori è sbagliata? Okay. Beh, dobbiamo riunirci esattamente a quello che diceva Livio poco prima di me. In realtà io ho preparato delle slide, ma come vedrete sono soltanto figure, e potremmo anche limitarci semplicemente a tenere questa su per tutta la durata della conversazione, perché partiamo da questa assunzione ed è lì che vorrei arrivare per dimostrarvi che quella bizzarra affermazione che costituisce il titolo di questa chiacchierata ha un fondamento molto profondo. L'argomento è che cosa è diventata la scienza adesso, che cos'è la scienza oggi, nel 2018. Abbiamo visto che una prima definizione dell'attività di conoscenza la troviamo proprio in queste parole di Vico, che sono bellissime, sono estremamente illuminanti per chiunque ha fatto della conoscenza il faro della propria vita, cioè per chiunque abbia deciso di tenere di perseguire la conoscenza come una delle attività guida di tutta la propria esistenza. Quindi la prima fase della conoscenza è proprio questa risonanza, questa passione, questa passionalità nella ricerca del sapere, ed è il primo atto, ed è un atto che sta al di sopra, sta prima e al di sopra di qualunque atto conoscitivo, è la base di partenza dell'atto conoscitivo. Ed è quello che ci mette nella disposizione d'animo di guardarci intorno, nel percepire la realtà e soltanto dopo nel cercare di spiegarla. Quindi, secondo Vico e secondo molti di noi, la conoscenza è un atto profondamente passionale e la scienza ha un'anima profondamente passionale. È proprio questo che la rende così esposta agli errori. Ma vedremo che poi l'errore non è un difetto della scienza, è una parte ineliminabile della scienza. L'attività dello scienziato non è quella di partorire teorie prive di errori, l'attività dello scienziato è entrare in risonanza con la natura, mettersi in comunicazione, porre alla natura delle domande sensate che possono avere una risposta e sulla base delle risposte ricevute iniziare la seconda parte, che non è meno importante ma non è neanche più importante, che è quella di comunicazione dell'informazione e anche di ricerca degli errori, se errori ci sono stati nel processo conoscitivo. Quindi un'attività di ricerca che sia priva della parte passionale è difficile che possa portare ad un reale dialogo con la natura, perché lo scienziato deve tornare ad essere, come era in passato, innanzitutto un filosofo della natura, un filosofo naturalista, come è stato per molti secoli. Come diceva Preparata, come diceva Emilio Del Giudice, come abbiamo detto tantissime volte anche con Paolo. Come inizia la scienza moderna, quella che noi chiamiamo scienza moderna? Beh, fino al Medioevo la natura era percepita dagli esseri umani sostanzialmente come caos. Le forze della natura erano totalmente fuori del controllo degli esseri umani. Per interagire con la natura l'unica possibilità era la mediazione degli dèi, ma la natura era percepita sostanzialmente come un caos maligno, un caos aggressivo. Le epidemie, le tempeste, i terremoti, tutte le,
diciamo, tutte le avversità delle catastrofi naturali, la natura non era percepita come un'alleata, tutt'altro. La scienza moderna, il principale, una cosa che viene spesso dimenticata quando si parla della nascita della scienza moderna, non è tanto quello di aver definito che cos'è l'esperimento scientifico e che cos'è la riproducibilità dell'esperimento scientifico. Secondo me l'inizio della scienza moderna si colloca quando vengono dette queste tre parole semplici, simplex sigillum veri. La natura può essere spiegata, può essere capita, perché è semplice, perché le leggi della natura possono essere capite dagli esseri umani, possono essere spiegate e sono semplici, sono alla nostra portata. Questo è il messaggio grandioso di Galileo, e questo ha sottratto la scienza dal controllo di chi si è fatto per secoli, per millenni, interprete tra le forze oscure della natura e gli esseri umani. Quindi è la prima volta che si affaccia la possibilità che gli uomini possano interagire con la natura senza la mediazione delle religioni. E questo è una parte estremamente rivoluzionaria, è il portato rivoluzionario della scienza. Anche questo signore qui, che è Isaac Newton, ovviamente si era reso conto di, essendo egli un alchimista soprattutto, si era reso conto di questa straordinaria innovazione della scienza moderna. Lui aveva fatto un passo ancora in avanti, formulando le sue leggi della dinamica, aveva proprio strappato la conoscenza, la previsione del moto degli astri dalla superstizione, dalla religione stessa. Non devo chiedere agli dèi per conoscere il moto degli astri, ma posso farlo utilizzando delle leggi semplici che io, come essere umano, sono in grado di comprendere e di padroneggiare. E quindi posso interloquire da pari a pari, tra virgolette, ma posso cercare di interloquire con la natura. Dopodiché si apre il mondo ad una gran quantità di scienziati, ovviamente. Non voglio fare una storia della scienza moderna, però mi piace ricordare qui alcune figure che sono state figure di scienziati particolarmente appassionati. Questo signore è Michael Faraday, inglese, che è nella sua è un grande fisico, ha messo le basi dell'elettromagnetismo. La sua caratteristica particolare è stata proprio quella di essere un uomo appassionato, e la sua passione l'ha portato a scavalcare le classi sociali. Lui nasceva da una famiglia estremamente povera, a 13 anni ha iniziato a lavorare, a 13 anni faceva il rilegatore in una tipografia, e poi ha cominciato ad occuparsi di chimica, così per passione. Poi, per una serie di vicende assolutamente fortuite, è entrato in contatto con un famoso chimico della Royal Society, che l'ha preso a bottega, e per molti anni lui, oltre a fare l'assistente del professore, faceva il cameriere a casa del professore, perché il cameriere del professore, che si chiamava Davy, se non sbaglio, e della moglie, e questo non l'ha scalfito minimamente dal suo progetto. Lui ha continuato con insistenza e soprattutto con passione. E era diventato famoso in Inghilterra perché teneva delle meravigliose dimostrazioni di quanto lui andava scoprendo sull'elettricità, a cui partecipava la gente comune, perché insomma, lui non è stato mai accettato nelle upper class inglesi, perché povero Eva è povero, cioè insomma è sempre stato tenuto a distanza. Però era diventato famoso perché alle sue dimostrazioni poteva partecipare anche il popolino, e lui spiegava le cose che faceva e riusciva ad accattivarsi la simpatia di tutti. Perché studiava quelle cose? Sostanzialmente per passione. Certo, si rendeva conto che la sua attività poteva avere anche delle ricadute, ma diciamo che lo intuiva più che altro. Si narra, è un aneddoto, chissà se è vero, che una volta andò a trovarlo in una di queste dimostrazioni un qualche funzionario della corona inglese, che gli chiese a cosa diavolo servissero tutte quelle sue strane, tutti quei giochini che faceva con i magneti, le correnti elettriche. E si narra che lui rispose: beh, a cosa serve non lo so, ma sono sicuro che tra qualche tempo lei ci metterà su una tassa. Quindi, a cosa serve la scienza? Serve sicuramente, ha degli effetti anche diretti e importanti sulle nostre vite, ma la ricerca viene fatta per passione, fondamentalmente.
Quest'altro signore, Gauss, è quasi contemporaneo, quindi siamo dalla metà, dunque lui è del XVIII secolo. E lui è famoso per tutti i suoi contributi, soprattutto sulla scoperta del magnetismo. È stato un grandissimo matematico, ha fatto delle cose clamorose in matematica. Ha portato la matematica avanti di 50 anni e si dice che non abbia scritto proprio tutte le cose a cui era arrivato perché lui soffriva di uno stranissimo, una stranissima fissazione che viene raccontata in maniera magistrale da un suo giovane biografo inglese contemporaneo che si chiama David Kellman, che ha scritto un libro bellissimo sulla biografia di Gauss che si chiama La misura del mondo, vi consiglio per chi fosse interessato a queste cose, dove lui dice che l'ossessione di Gauss era non capire perché i suoi contemporanei non capissero con la stessa facilità con cui lui comprendeva la matematica e la fisica. E proprio non capiva, cioè non era spocchioso, non era. Si stupiva ogni volta del fatto che dovesse spiegare con gran fatica a quelli che gli stavano intorno delle cose che per lui erano di una ovvietà sconcertante. Anche lui ha passato la sua vita a occuparsi di magnetismo. Quando il magnetismo si pensava che fosse unicamente appannaggio della magia. Quindi, ed è morto, mi piace credere a questa sua biografia, perché dà proprio l'idea di questa persona che si è trovata a disporre di una capacità logica e analitica superiore a quella dei suoi contemporanei, ma e questo non l'ha mai fatto sentire migliore o superiore degli altri, semplicemente forse un po' isolato, perché aveva delle difficoltà di colloquio con le persone che lo circondavano. Questo giovane uomo qui è Niels Bohr, è stato uno dei padri della meccanica quantistica, un fisico estremamente rigoroso a cui si deve la nascita di un'altra delle grandi rivoluzioni scientifiche della storia dell'umanità. Ma era anche qualcuno che andava a cercare dietro ai veri significati delle scoperte scientifiche che andava facendo. Lui si era reso conto che la meccanica quantistica era una rivoluzione che andava molto oltre la fisica. Fondamentalmente la meccanica quantistica è stato un grosso sforzo di ricomprensione del mondo. Si dimentica spesso che le rivoluzioni scientifiche del XX secolo sono state due. La rivoluzione atomistica e la rivoluzione quantistica. Cioè, in un primo periodo gli scienziati sono arrivati a formulare l'idea dell'atomo e il concetto che la materia può essere spezzettata fino ai suoi componenti fondamentali. La meccanica quantistica ha aggiunto l'aspetto simmetrico di questa prima rivoluzione e ci ha spiegato che anche la natura della luce, anche la luce deve essere spezzettata nei suoi componenti fondamentali, che poi sono i quanti della luce, che sono i fotoni. Per poter far parlare queste due grandi componenti della realtà, che sono da un lato la materia e dall'altro l'elettromagnetismo, è necessario spezzettarli, ridurli in frammenti polverosi, perché poi tutta la descrizione della realtà possa di nuovo emergere in una maniera omogenea. Non solo, ma in questo spezzettare la realtà e ricomporla, anche il concetto di materia e di movimento, questi due concetti si sono trovati ad essere uniti in maniera inestricabile. Con un salto conoscitivo assolutamente enorme rispetto a tutta la cultura classica, in cui la materia e il movimento erano due entità materiali ma anche ontologicamente separate. Con la fisica moderna queste due quantità sono inseparabili l'una dall'altra. Quindi tutte queste cose, persone come Bohr e tutti i suoi coevi che hanno partecipato alla nascita della meccanica quantistica, di tutti questi problemi si sono perfettamente resi conto. Hanno capito quali erano le implicazioni e hanno continuato per tutta la loro vita a chiedersi che cosa voleva dire, dove stava andando la scienza e dove avrebbe portato l'umanità. E una frase di Bohr che è famosa è: ho dovuto cercare la verità nelle Upanishad. Lui conosceva bene la filosofia indiana, studiava la filosofia indiana e non si è fermato un attimo
per cercare di capire veramente il significato profondo della rivoluzione quantistica. Ovviamente non poteva mancare in questa veloce carrellata Einstein, che si è dannato per tutta la vita perché non riusciva a conciliare quelli che per lui erano i caposaldi della sua filosofia, cioè la possibilità di conoscere la realtà. Cioè, il fatto che esistesse una realtà esterna conoscibile, cioè un fisico deve essere in grado di scrivere le equazioni del moto di una particella, perché se no, che cosa facciamo? Cioè, qual è il ruolo del fisico? Conoscere la realtà esterna e descriverla, quindi esiste una realtà esterna. E l'altro caposaldo, il cosiddetto principio di causalità, cioè il fatto che un evento che succede in un determinato luogo in un istante di tempo può influenzare soltanto eventi che succedono ad una certa distanza in un tempo successivo, che non esistono eventi sincronici, che un evento che è successo prima non può influenzare un evento che è successo dopo. Ecco, Einstein per tutta la vita si è battuto anche contro la meccanica quantistica perché all'interno della meccanica quantistica questi due concetti non sono entrambi sostenibili, a meno di non ipotizzare altre cose. Ma anche in tutta la sua ricerca c'è sempre stata questa profonda passione e nessuno di questi quattro esempi che vi ho fatto, ma ce ne sono ovviamente altre centinaia di scienziati, ha mai dimenticato per un solo istante qual è il significato profondo del lavoro di uno scienziato, che è quello di interrogare la natura. Interrogare la natura e ascoltarne la risposta, naturalmente. Beh, quest'altro signore, forse lo riconoscete, Fatto un salto. abbiamo fatto un salto all'indietro, ma insomma, Mica solo. sono delle figure che, diciamo che sono delle figure che non hanno tempo e sono anche, non si possono neanche collocare in un ambito piuttosto che un altro. Lo cito qui, lo ricordo qui, perché lui diceva che l'atto conoscitivo è fondamentalmente un atto d'amore. E la conoscenza proviene dall'amore, proviene dal desiderio di sintonia delle cose di cui abbiamo. Giordano Bruno, sì, io. Scusate. Vabbè, è fra Giordano Bruno da Nola. Quindi la conoscenza è un atto d'amore, è proprio il desiderio di mettersi in risonanza con la natura, e questo, ripeto ancora una volta, dovrebbe essere quello che c'è sotto al lavoro dello scienziato, è il significato ultimo, profondo della scienza. Ora, certo, il Novecento ha cambiato in maniera, beh, insomma, ha colpito pesantemente tutta questa cognizione della scienza e tutto quanto gli scienziati sono andati costruendo fino a quel momento. È stato davvero un secolo che ha scosso alle fondamenta la conoscenza umana. Dal punto di vista della scienza è cominciato con la crisi della termodinamica. La crisi della termodinamica, adesso al di là dei tecnicismi, la termodinamica è la scienza cardine, maestra della fisica dell'Ottocento ed è la scienza che ha dato all'uomo l'illusione di poter sconfiggere il lavoro. La termodinamica vuol dire abbiamo imparato a fare le macchine, sappiamo come funzionano i principi fondamentali della natura che consentono di fare le macchine. Sappiamo fare le macchine a vapore, sappiamo fare delle macchine che svolgono il lavoro. Il mito dell'utilizzo della tecnologia per liberare l'uomo dalla fatica quotidiana. Quindi va intesa in questo senso. Inoltre la termodinamica ha consentito di spiegare fenomeni fisici che erano rimasti sconosciuti fino a quel momento, quindi ha dato anche una grandissima soddisfazione conoscitiva agli scienziati. Ma ancora di più ha aperto delle porte sul futuro ricche di promesse. Alla fine dell'Ottocento questa scienza va in crisi, e quindi va in crisi tutto il mondo che c'è dietro, quindi la possibilità di intervenire sulla natura per dominarla finalmente, ma per utilizzarla per i nostri scopi. Ma non è stato questo soltanto, questo è stato soltanto l'inizio del peggio che sarebbe arrivato dopo. Quindi la comparsa dei totalitarismi, il fatto che grandi masse di persone potessero essere manipolate con estrema facilità da ideologie basate di fatto sull'esclusione, e ancora più avanti dalla scoperta dell'energia atomica e quindi della potenza distruttrice illimitata.
virtualmente illimitata dell'uomo sulla natura. La meccanica quantistica che abbiamo visto prima, che ha scosso alle fondamenta il concetto di conoscenza così come era solidamente stabilito nella cultura occidentale. E come non ultimo anche la nascita della psicoanalisi, che ci ha dato l'ultimo messaggio che, beh, signori, neanche la nostra anima è sotto il nostro pieno controllo, quindi non lo è la fisica, non lo è la storia, non lo è l'energia, ma neanche la nostra anima risponde a noi perché risponde al subconscio. E quindi l'uomo del Novecento si è trovato totalmente spiazzato. Quindi abbiamo dovuto rielaborare un nuovo modo di pensare alla scienza. Questo è Niels Bohr, che nel frattempo, dalla prima foto che vi ho mostrato, è invecchiato un po', e dice: tutto quello che chiamiamo reale è fatto di cose che non possiamo considerare reali. Se la meccanica quantistica non ti ha provocato un forte shock, significa che non l'hai capita bene. Quindi siamo veramente qualunque scienziato dovrebbe a questo punto sentirsi in bilico, dovrebbe sentire di camminare su un crinale. Quindi un crinale è un luogo pericoloso perché si può cadere facilmente nel precipizio, ma è anche un luogo privilegiato perché unisce due cime e quindi può portare ad un aumento della conoscenza. Cosa ha elaborato la scienza da allora? Qual è la situazione della scienza oggi? Beh, si può riassumere brevemente con una foto del genere. Questo è uno dei tanti esperimenti del CERN. Beh, dal punto di vista di uno scienziato, ancor più di un ingegnere, è magnifico. Guardate che bello che è. Non so che cosa sia, non l'ho cercato, ho trovato una foto, eh? Non so che cos'è, ma è bello. Cioè, non è un acceleratore. Ma chissà, può darsi. Potrebbe essere. Bosone di Higgs. Potrebbe essere. Ecco, sicuramente una delle macchine del CERN. È bello, è simmetrico, è grande. Vedete com'è piccino l'omino? Qui c'è un omino piccolino. È perfetto. Contiene una quantità di apparecchiature elettroniche estremamente sofisticate che dialogano tra di loro e sono tutte quante perfettamente controllate. Ad un esperimento così lavorano migliaia di scienziati ed ingegneri che sono veramente tra i migliori del mondo, cioè c'è una selezione che è una selezione spaventosa per lavorare al CERN, veramente soltanto i migliori tra i giovani che escono dalle facoltà di fisica e ingegneria. Accennava anche il web. Grazie. Può aspirare di lavorare al CERN. Questa è l'immagine della scienza che oggi abbiamo e che ci viene rimandata da tutti i mezzi di informazione. Se voi chiedete a classico uomo della strada, classica casalinga di Voghera, che cos'è la scienza oggi, sicuramente ti racconterà tutto quello che ha appreso dalle mirabili trasmissioni della famiglia Angela. Quindi, ed è questa la scienza, è la scienza che affascina oggi, perché siamo arrivati a scoprire particelle infinitesime, a scoprire l'origine dell'universo tramite il Big Bang. Siamo arrivati a progettare centrali che produrranno energia illimitata copiando ciò che avviene nelle stelle. Questa fotografia qui si riferisce alla costruzione di una macchina per la fusione termonucleare controllata, che denominata ITER, è in costruzione in Francia, in Provenza, ed ha un costo stimato ad ora di circa 19 miliardi di euro. È in costruzione da molti anni e per ancora molti anni sarà in costruzione, perché è un'impresa veramente titanica. Anche qui è un progetto a cui collaborano migliaia di scienziati di tutto il mondo e possiamo andare avanti ancora a lungo. Questo è un esperimento del CERN, degli NFN, di nuovo non so di che si tratti. La cosa, lo dico senza ironia, io ho un'enorme stima per i colleghi che lavorano in questi esperimenti, perché si tratta veramente di team estremamente selezionati, dove ognuno è responsabile di un frammento dell'esperimento, ma lo conosce estremamente bene. L'esperimento funziona, la bellezza tecnologica dell'esperimento è nell'accordo che c'è nell'accordo tra tutti questi frammenti
di esperimento che concorrono poi alla realizzazione dell'esperimento finale. Ma non c'è nessun, ma sono pochissimi quelli che hanno la visione totale dell'esperimento. La maggior parte dei ricercatori lavora su un frammento dell'esperimento, al meglio delle sue possibilità, è il front-end della tecnologia, ma conosce solo quel pezzetto. Chi ha disegnato l'esperimento che ha portato alla costruzione di questo oggetto, la cui costruzione terminerà forse nei prossimi 5 anni, è già in pensione e non vedrà mai neanche l'entrata in funzione di questa macchina. Quindi gli scienziati che hanno disegnato questo esperimento sono tutti in pensione o lo saranno nel giro dei prossimi 2 o 3 anni. Quindi siamo arrivati al punto che una generazione di scienziati disegna esperimenti che saranno realizzati dalla generazione successiva di scienziati. Questo mi fa pensare a questa immagine, cioè la scienza adesso è, mi ricorda tanto un giro in un supermarket. L'idea che abbiamo adesso della scienza è che la natura sia lì a nostra disposizione, come le merci sugli scaffali di un supermercato, e che l'uomo, liberato quasi da ogni vincolo conoscitivo, possa girarsi nell'intero universo prelevando dagli scaffali quello che è di utilità per il momento. Un nuovo materiale per trasmettere per delle telecomunicazioni ancora più efficaci, un farmaco che consenta di progettare, una molecola che consenta di progettare un farmaco basato sul panorama genetico di quel paziente, o piuttosto, non so ancora, qualche tecnica per produrre energia in maniera illimitata e senza scorie, prendendo qua e là quello che ci serve per il momento. Anche la meccanica quantistica, uno dice, ma cosa? La meccanica, beh, se uno fa degli studi di meccanica quantistica, vabbè, quello forse magari è un settore puramente conoscitivo, no, perché conoscendo bene la meccanica quantistica possiamo immaginare un tipo di computer che sia effettivamente molto più veloce, avrete sentito parlare di computer quantistici, che sia molto più veloce, molto più efficace, col quale magari possiamo anche pensare di progettare dei missili che vadano a colpire il nostro nemico con precisione ancor più chirurgica di quelli di cui disponiamo adesso. Quindi la scienza rischia di diventare quello che c'è in questa illustrazione, non vignetta, non so se riuscite a leggere, c'è il personaggio col vestito bene, che dice: guarda, metà del lavoro è già fatto, tutto quello di cui c'è bisogno è di riempire la parte superiore, così noi possiamo poi legalmente dire la parte inferiore. La parte inferiore sono le conclusioni, e dice: mangiare cioccolata ti fa sembrare più giovane e più magro. Quindi allo scienziato, che è il tizio col camice bianco, viene chiesto semplicemente di fornire le prove, di sostanziare quello che viene ritenuto utile dal mercato, da una logica che non è una logica scientifica, ma che sta fuori della logica scientifica. Infatti c'è una crisi di riproducibilità negli esperimenti scientifici. Esperimenti così enormi come quelli che vi ho, di cui ho soltanto mostrato le fotografie prima, fanno sorgere un dubbio grosso anche sul concetto base di scienza, cioè sul concetto di riproducibilità di un esperimento. Un esperimento come quello fatto al CERN, ripeto, è fatto dalle persone migliori che ci sono. E, ripeto, no, non è ironia, è vero, sono veramente dei professionisti straordinari, ma un esperimento fatto al CERN può essere ripetuto solo al CERN, perché nessuno può permettersi di riprodurre l'apparecchiatura e la metodologia necessaria per fare quell'esperimento da un'altra parte. Quindi questo mina alle basi il concetto di riproducibilità. Si può dire, beh, un altro team di scienziati può andare al CERN e ripetere l'esperimento. Ma se quel concetto di esperimento è minato da un bias logico che rende il disegno dell'esperimento errato, qualunque altro team vada sul luogo a fare un esperimento incorrerà nello stesso errore sistematico e quindi non è una prova di niente. Ripeto, questo è soltanto un esempio. In realtà il problema grosso si pone per la ricerca in campo biomedico, perché anche la ricerca in campo biomedico richiede finanziamenti e soprattutto richiede delle prove di tipo epidemiologico che ormai si possono permettere solamente le case farmaceutiche. E quindi è difficilissimo che qualcuno possa riprodurre degli esperimenti al di fuori dei finanziamenti delle case farmaceutiche. E questo ci porta ad un'affermazione che di recente
dovrebbe avervi preoccupato, cioè spero vi abbia preoccupato, perché quando sentiamo dire che la scienza non è democratica, ad un orecchio distratto, questa affermazione potrebbe anche suonare bene. Beh, effettivamente non tutti abbiamo le competenze per intervenire su qualunque argomento e questo è corretto. Ma dopo quello che abbiamo detto, cioè che se la scienza è la scienza galileiana, questa può essere un'affermazione corretta, ma la scienza del Novecento può sopportare un'affermazione come questa? Finisce che arriviamo a questo, sono tornati i sacerdoti. Se la scienza è talmente complessa che non può essere nemmeno comunicata, la funzione dello scienziato si sovrappone con la funzione del sacerdote dell'epoca prescientifica, in cui il sacerdote era l'unico che era in grado di interpretare il volere degli dèi e lo comunicava al volgo, che era chiamato unicamente a credere e a fare dei sacrifici, a pagare un obolo. Questo tra l'altro mi ricorda anche, no, una certa teoria economica insomma, che va molto in vigore oggi. Dillo, questo scienziati, siamo a scienze politiche, si può dire. Si può dire? Sì. Beh, mi ricorda molto la teoria liberista, no? Cioè, insomma, voglio dire, l'economia è una cosa complessa, il volgo non la può capire, ma è chiamato a fare dei sacrifici per il suo bene, perché chi veramente parla con i mercati, sa che dei provvedimenti, ancorché impopolari, sono fatti per il bene della popolazione. E mi sembra che mutatis mutandis ci siamo, no? Vorresti metterlo in discussione. Certo. E quindi ancora, determinati riti antichi che noi pensavamo fossero completamente superati dall'evoluzione del pensiero umano, si sono poi semplicemente trasformati. È la stessa cosa. Quando compare lo scienziato, dicevo lui prima con la I maiuscola, lo scienziato che dice che voi non potete capire perché soltanto la scienza, quella vera, quella importante, ha le risposte, sta facendo la stessa identica operazione che facevano gli antichi nelle cerimonie magiche. E la scienza finisce per confondersi ancora una volta con la magia. Quindi, ora per concludere, la scienza, il concetto di scienza va ripensato alle fondamenta, ma è una cosa in cui tutti quelli che sono coinvolti con attività scientifiche cominciano a rendersi conto e si comincia a parlarne, ne abbiamo parlato tante volte, ma non soltanto tra addetti ai lavori, anzi bisogna parlarne soprattutto con chi non è addetto ai lavori. Qui, Questo cioè, siamo. è per questo siamo qui, infatti. E qui Voi adesso mi. spegnete gli smartphone, per favore, fatemi almeno già questa. I miei studenti, scusate, Vabbè, e questa quindi parola poi italiani. mi piaceva terminare questa chiacchierata citando Chomsky, o se non sono proprio le sue parole, una frase riconducibile a lui, che dice che per anni la scienza si è concentrata sull'analisi degli ingranaggi primordiali della natura. È ora necessario riscoprire la capacità di collegare i singoli pezzi studiati. Bisogna tornare alla semplificazione dei concetti, passare da una sintattica della vita ad una semantica della vita. La scienza deve tornare ad essere filosofia della natura. I fisici devono avere un'idea del significato profondo delle ricerche. Soltanto così possiamo salvare quella che è l'attività principale, tutto sommato, dell'essere umano, che è l'attività della conoscenza. Ma è un percorso che va fatto rompendo un po' gli schemi dell'accademia e quindi migliorando ed aumentando il dialogo interdisciplinare. Brava. Grazie.